Beh, non è facile, onestamente, e penso che sia anche comprensibile. E sono emozioni che difficili da descrivere, perché questa, se mi permetti, è casa mia. E quindi quando torni a casa sei un po' emozionato. A me la squadra è piaciuta per personalità, per attenzione, perché non si sono disuniti quando hanno preso gol, hanno concesso pochissimo, hanno fatto quello che avevamo preparato in settimana e quello che prepariamo durante gli allenamenti. Perché un conto è provare delle cose in allenamento dove ti viene tutto facile, e un conto è farlo in partita, a San Siro, contro l'Inter, in uno stadio con 60.000 persone o 50.000 quelle che erano, è un po' differente. Quindi qualcosa dobbiamo ancora migliorare, perché recuperiamo ancora tanti palloni alti, però nell'ultimo passaggio siamo un attimo, sbagliamo l'ultimo passaggio, facciamo poco possesso, andiamo velocemente in verticale, ma è quello che chiedo io. Quindi un giorno arriveremo anche a capire quali sono i momenti in cui devi gestire la palla per respirare, per non allungarti. Io vorrei entrare nella storia come Nicola, perché voglio salvare la squadra, e quindi quella sarebbe entrare nella storia. Se fai dei risultati e poi non ottieni il risultato finale, ci puoi stare finché vuoi nella storia, ma non regge. Noi torniamo a Crotone adesso, domani ci alleniamo e pensiamo a sabato prossimo, che è tosta come partita. Sì, no, sarebbe stata la giornata perfetta se avessimo vinto, ecco, semi perfetta, diciamo così. Sono molto contento per il gol, sono molto contento di aver aiutato la squadra. Siamo soddisfatti tantissimo della prestazione, perché siamo venuti qua a giocarci a viso aperto, ci siamo riusciti a lunghi tratti, poi è normale soffrire un pochettino all'ultimo, comunque con l'Inter che aveva bisogno di vincere. Ci siamo difesi bene fino alla fine e abbiamo portato via questo punto molto importante. Sì, ma noi, a prescindere, insomma, può sembrare un po' presuntuoso, però dire che sia l'Inter o che sia qualsiasi altra squadra, noi cerchiamo di attuare il nostro gioco. Poi ovviamente contro certe squadre è magari un pochettino meno difficile, stasera non era facile, ma ci siamo riusciti egregiamente. Sì, sicuramente ci ha dato grandi consapevolezze, ci ha chiesto di giocare la palla, noi lo seguiamo, sappiamo che comunque quello che ci dice è il docet, quindi cerchiamo di seguirlo al massimo e andiamo avanti su questa strada. No, guarda, purtroppo il Cagliari è passato, non possiamo più farci niente, è stato un episodio, è stato sfavorevole, speriamo che in un futuro ce ne siano più favorevoli, ecco, diciamo, nei nostri confronti. E sappiamo che sabato è una sfida molto difficile, è un Atalanta in forma, sappiamo che è molto forte a giocare uomo contro uomo, ci lascerà sicuramente pochi spazi, e dobbiamo cercare di fare la nostra partita e portare a casa i più punti possibili.